Oggi ci troviamo a Mantova, a Palazzo Te, finalmente in una giornata di sole, per l'inaugurazione della mostra Pianeta Cina, una delle mostre più importanti mai fatta fra l'Italia e la Cina, perché sono messi a confronto una sessantina di artisti cinesi, tra i più importanti artisti del paese dei mandarini, e una decina di artisti italiani che si confrontano sul tema la Cina incontra il Rinascimento italiano. Io mi trovo a camminare nel giardino delle rose di Feng Zhengzhe, uno degli artisti cinesi pop più importanti, che da 20 anni circa è famoso ormai in tutto il mondo, espone e le sue opere sono battute nelle aste internazionali. La cosa interessante è che questa mostra ha avuto il coraggio di mettere Mantova a confronto con un tema internazionale. Una città straordinaria, piena di gioielli architettonici e ricca di una storia straordinaria, che però ha un po' il difetto di rimanere provinciale, questa volta ha avuto il coraggio di confrontarsi con il paese emergente, che in questo momento è forse quello che è al centro delle attenzioni dell'economia mondiale. Una mostra eccezionale, eccezionale per la sua originalità e per la qualità dei pezzi esposti. Originale per il fatto che questa mostra testimonia la volontà della città di Mantova di internazionalizzare il suo messaggio culturale. Pianeta Cina arriva dopo altre esperienze che abbiamo fatto con altri paesi, cito l'esperienza che abbiamo fatto con Sharjah, uno degli Emirati Arabi, e sicuramente un'esperienza che continueremo con altre realtà. Il mondo cinese è dal punto di vista artistico in un certo senso un mondo inesplorato, comunque non conosciuto da noi di Mantova o da noi occidentali in genere, quindi una bella novità, un modo per aprire gli occhi su realtà nuove. L'arte cinese negli ultimi 20 anni ha avuto un'evoluzione incredibile. Si è passati praticamente da un'arte tradizionale, vecchia di secoli, ad un'arte veramente moderna, modernissima, addirittura astratta. E qui ad esempio abbiamo un quadro che si rifà ancora alla tradizione cinese, e questo è uno dei maggiori filoni dell'arte contemporanea in questo momento in Cina. Praticamente è un'arte che si rifà ancora ai paesaggi, lavorano ancora sulla carta di riso e usano ancora delle tecniche tipo dell'acquarello. Però si vedono già dei nuovi concetti, delle nuove forme in maniera molto più libera. Questo è un artista, si chiama Qin Feng, che è molto famoso sia in Cina, ma non solo in Cina, ma questi artisti ormai hanno anche sono entrati nella platea mondiale. Le sue opere sono nei musei più importanti del mondo, sono a Londra, sono a New York, sono a Philadelphia. E in questa mostra abbiamo cercato proprio di portare degli artisti che in Cina hanno veramente, sono dei maestri, ma non solo riconosciuti nel mondo cinese, ma anche in campo occidentale. Oltre a questo poi ci sono delle nuove tendenze, perché gli artisti cinesi oggi apprezzano tantissimo quello che è l'evoluzione mondiale, addirittura ci sono artisti che rifiutano la nazionalità cinese e fanno dei lavori estremamente concettuali, si considerano artisti dell'universo, del mondo, quindi non esprimono delle situazioni, esprimono dei concetti che sono comuni non solo che alla gente cinese, ma anche al mondo intero.